La settimana si apre ancora all'insegna di code e disagi in A12, pronto l'esposto in procura delle Croci Rosse e delle pubbliche assistenze che denunciano le difficoltà nel garantire il trasporto sanitario. Lo scioglimento del voto è un gesto attuale per rinnovare l'affidamento a Maria in un periodo doloroso, lo spiega Monsignor Tanasini nella tradizionale messa a Montallegro che conclude le feste di luglio. Non i potenti, ma gli oppressi costruiscono la nuova umanità. All'Angelus il Papa ha ricordato come Gesù chieda a tutti gli uomini di farsi miti e umili. Da Francesco poi l'appello alla fine di tutti i conflitti. Un patto di comunità per risolvere il problema degli spazi nella scuola. Lo chiedono gli istituti paritari che ringraziano tutte le forze politiche che hanno permesso l'aumento dei fondi nel decreto rilancio. La ripresa degli allenamenti per le scuole calcio e la gioia di ritrovarsi in campo dopo tanti mesi. Il Villaggio Calcio sta riprendendo le attività per i ragazzi dagli Open Day al torneo di calcio tennis. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglia Oggi. La settimana è iniziata ancora una volta all'insegna dei disagi per chi si sposta utilizzando l'autostrada. Questa mattina erano oltre una decina i chilometri di code registrate nel tratto tra Recco e Genova Nervi a causa dei cantieri in galleria e delle chiusure di interi tratti. Mentre continuano i rimpalli di responsabilità tra Regione, Ministero e ASPI, restano i problemi, tra i quali quello del trasporto sanitario, con le ambulanze bloccate in coda e i tempi di svolgimento dei servizi, quando va bene, raddoppiati. In queste ore le 18 Croci Rosse e le pubbliche assistenze del Tiguglio stanno per presentare un esposto in procura per denunciare le difficoltà nel garantire il servizio, lanciando un grido d'allarme per i rischi che vengono corsi per il trasporto delle urgenze. Vediamo la situazione a Moneglia. Ogni giorno ci scontriamo con le difficoltà che ci sono sulla viabilità, sia verso Ponente, diciamo, sia verso Levante rispetto alla nostra posizione. C'è il problema del rientro da Lavagna quando facciamo i servizi in urgenza, rientro che è stato molto difficoltoso, soprattutto a causa della chiusura in entrata del casello di Lavagna e anche del casello di Chiavari per lungo tempo, con la conseguenza di dover magari impiegare, anziché la solita ora che impieghiamo normalmente noi per fare il servizio, anche 2 ore e mezza per rientrare, e questo ha comportato un disagio anche per la cittadinanza, perché in quel periodo di tempo a Moneglia non è rimasta un'ambulanza disponibile per le eventuali urgenze. La stessa cosa accade sui servizi che noi facciamo per Genova o per La Spezia. Sotto accusa, diciamo, è Autostrade, ASPI per i lavori che sta facendo nel tratto tra Sestri e Genova, ma anche la SALT, nel tratto che conduce poi da Sestri Levante verso La Spezia, la situazione non è tanto migliore dal punto di vista anche della viabilità in autostrada. Fino alla Spezia si viaggia praticamente in un'unica corsia, e quindi anche lì, pur essendo leggermente più scorrevole il traffico, i tempi di percorrenza sono sicuramente maggiori, e anche i rischi ai quali ci si sottopone, perché viaggiando ad elevate velocità, comunque in doppio senso, è chiaro che ci possono essere dei rischi maggiori per tutti. E poi si è visto anche pochi giorni fa il camion che si è ribaltato, in pratica ha occupato le 2 corsie, quindi anche lì basta un incidente che si blocchi proprio la circolazione. Ma difatti anche in quell'occasione, poi tra l'altro noi eravamo impegnati anche come gruppo di protezione civile, perché una parte del traffico leggero è stato come dire dirottato sulla viabilità ordinaria, coinvolta anche un po' Moneglia, non in maniera marginale, però insomma, sì, ogni volta che c'è qualcosa in questo momento basta poco per far saltare, diciamo che siano sospesi su un filo, basta veramente pochissimo per far saltare un equilibrio e con disagi elevati per chi. La cronaca adesso, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Sestri Levante per individuare gli autori di una rapina avvenuta domenica ai danni di un 26enne di Piacenza. Intorno alle 4 del mattino in via Vittorio Veneto il giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di circa 10 persone. Le stesse si sarebbero date alla fuga dopo avergli sottratto il telefono cellulare. La vittima, trasportata al pronto soccorso di Lavagna, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per trauma cranico-facciale e fratture facciali riportate durante il pestaggio. Anche un conoscente del giovane, accorso in sua difesa, è stato aggredito dal gruppo, fortunatamente senza riportare conseguenze.
I temi diocesani adesso, a conclusione delle feste di luglio, la città di Rapallo ha celebrato il tradizionale scioglimento del voto al santuario di Montallegro, un momento molto sentito dalla comunità, in particolare quest'anno complicato dall'emergenza sanitaria, come ha sottolineato il Vescovo che ha presieduto la Santa Messa. Sentiamo. Lo scioglimento del voto è un gesto antico che sottolinea il legame tra Rapallo e Nostra Signora di Montallegro, ma che risulta più che mai attuale in un periodo doloroso in cui si sente la necessità di rinnovare il proprio affidamento alla Madonna. Così Monsignor Tanasini, presiedendo la tradizionale messa che conclude le feste di luglio, si è rivolto ai tanti fedeli che da Rapallo hanno raggiunto il santuario. Il Vescovo nell'omelia ha commentato il Vangelo di Matteo, in cui Gesù ringrazia Dio perché parla agli umili, ai piccoli e ai poveri, rivelando loro i misteri del Regno. Il presule ha quindi lanciato l'invito a decidere i legami delle cose che appesantiscono la nostra vita per legarci al gioco di Cristo. Siamo soltanto legati alle osservanze esteriori, alla legge, ai minimi dettagli, come fanno i farisei. Gesù dice: no, il mio gioco è leggero. Non faccio sconti certamente a Dio, alla sua legge, ai suoi comandamenti, ma li faccio scoprire che sono fonte di vita, che esprimono la verità del vostro essere. Al termine della celebrazione, la cerimonia dello scioglimento del voto si è svolta quest'anno all'aperto, sul piazzale della chiesa. Tanti i presenti al santuario che, nonostante i posti contingentati, hanno potuto partecipare dall'esterno grazie ad alcuni maxi schermi. Oggi col sole abbiamo sudato, ma sempre felici di essere qua dalla nostra Madonna. Un anno eccezionale ha avuto bisogno anche, diciamo, di risposte eccezionali da parte delle persone. Come ha detto anche il Vescovo, quest'anno qua penso che tanti di noi sono saliti a chiedere alla Madonna una grazia. Ancora più sentito, perché la preghiera era anche per tutto ciò che abbiamo vissuto, per tutte le persone che non ci sono più, e quindi ogni giorno c'era un motivo in più per pregare ancora più profondamente. Celebrazioni ridotte e svolte tra molte difficoltà, come abbiamo visto, ma le feste mariane del 2020 sono state vissute con ancora più trasporto dalle comunità di Rapallo. È un anno particolare nel quale siamo riusciti comunque a salvaguardare la parte più bella delle nostre secolari tradizioni. Nonostante, come dire, tutte le proibizioni, nonostante, ecco, il pericolo che possiamo vivere dentro celebrazioni di questo genere, l'affetto alla Madonna ha vinto e vince sempre, perché in fondo è come venire ad abbracciare la madre, chi di fronte alla madre non verrebbe di corsa. E sempre nell'ambito delle celebrazioni in onore di Nostra Signora di Montallegro, Telepace questa sera trasmetterà lo speciale della rubrica Direttamente Su, è dedicato al pellegrinaggio del quadretto della Vergine nella città di Rapallo, un evento straordinario avvenuto solo 6 volte in 463 anni, dalle 21:10, quindi su Telepace 1 al canale 15 si potrà seguire le diverse tappe della visita dell'icona nelle comunità rapalline e ascoltare le voci di chi ha partecipato. Il Papa adesso: non i potenti ma gli oppressi costruiscono la nuova umanità. All'Angelus Francesco, commentando il brano dell'Evangelista Matteo, ha ricordato come anche oggi Gesù chiede a tutti gli uomini di buona volontà di farsi miti e umili come lui e di assistere e sfamare i poveri, e ha chiesto alla Chiesa di vivere le opere di misericordia. Sentiamo. In un mondo che esalta chi si fa ricco e potente con qualsiasi mezzo, anche calpestando la persona umana e la sua dignità, Gesù chiede anche oggi a tutti gli uomini di buona volontà di farsi piccoli, miti e umili come lui, e di guardare agli affaticati e oppressi da abbracciare e sfamare come i costruttori della nuova umanità. E chiede alla Chiesa di vivere le opere di misericordia e evangelizzare i poveri. È il messaggio di Cristo nel Vangelo di questa 16ª domenica del tempo ordinario che Papa Francesco rilancia prima dell'Angelus, recitato dalla finestra del suo studio privato che dà su Piazza San Pietro. Il Papa divide in 3 parti il brano dell'Evangelista Matteo proposto dalla liturgia. Prima Gesù loda il Padre perché ha rivelato ai poveri e semplici i misteri del Regno dei Cieli e della sua verità, nascondendoli ai sapienti e ai dotti. Poi, nella seconda parte, Gesù svela il rapporto intimo e singolare che c'è tra lui e il Padre. Spiega che ha ricevuto tutto dal Padre, lo chiama Padre mio, ricorda Francesco, per affermare l'unicità del suo rapporto con lui. Infatti, e questa è la terza parte, Cristo vuole donare quanto attinge dal Padre, vuole donarci la sua verità, che è sempre gratuita, è un dono, è lo Spirito Santo, e quindi invita ad andare a Lui e a seguirlo per trovare sollievo. Come il Padre ha una preferenza per i piccoli, sottolinea Papa Francesco, così anche Gesù si rivolge agli affaticati e oppressi, anzi mette se stesso tra loro perché Egli è il mite e umile di cuore. Così Gesù, mite e umile
non è un modello per i rassegnati, né semplicemente una vittima, ma è l'uomo che vive di cuore questa condizione in piena trasparenza all'amore del Padre, cioè allo Spirito Santo. Egli è il modello dei poveri in spirito. Il ristoro che Gesù offre agli affaticati e oppressi, chiarisce Papa Francesco, non è un sollievo soltanto psicologico o un'elemosina elargita, ma la gioia dei poveri di essere evangelizzati e costruttori della nuova umanità. La gioia che ci dà Gesù è unica. È la gioia che ha lui stesso. E il Papa, al termine dell'Angelus, ha lodato la risoluzione adottata questa settimana dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che chiede lo stop a tutti i conflitti in atto nel mondo per fornire assistenza a quei paesi in cui il Covid ha peggiorato la già precaria situazione umanitaria e sanitaria. Sentiamo proprio le sue parole. È lodevole la richiesta di un cessate il fuoco globale e immediato, che permetterebbe la pace e la sicurezza indispensabile per fornire l'assistenza umanitaria così urgentemente necessaria. Auspico che tale decisione venga attuata effettivamente e tempestivamente per il bene di tante persone che stanno soffrendo. Possa questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza diventare un primo passo coraggioso per il futuro di pace. E arriva oggi in aula alla Camera per una prima approvazione il decreto rilancio. Al suo interno anche gli emendamenti legati al sostegno delle scuole paritarie, i cui fondi in Commissione sono stati raddoppiati grazie all'impegno trasversale delle forze politiche in campo. In primo traguardo, per il quale le oltre 12.000 realtà in Italia hanno voluto ringraziare pubblicamente, ma rilanciano anche su alcuni temi. Sentiamo. È un primo passo importante perché ha visto per la prima volta in Italia negli ultimi 50 anni la più ampia trasversalità politica scesa in campo per i cittadini. Un ringraziamento a tutte quelle forze politiche che in maniera trasversale hanno testimoniato il ruolo fondamentale delle scuole paritarie e permesso il raddoppio del fondo straordinario per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, passato grazie agli emendamenti al decreto rilancio votati in Commissione alla Camera, da 65 a 300 milioni di euro. Un aiuto concreto per i 900.000 studenti e le rispettive famiglie che hanno scelto di affidare liberamente l'educazione dei loro figli alle 12.000 scuole pubbliche paritarie, si legge nella nota diffusa dalle conferenze dei religiosi e delle religiose in Italia. Un primo passo però di un cammino che deve proseguire, per prima cosa con l'approvazione in aula alla Camera del decreto legge, ma nel contempo portando avanti altri due temi di rilievo. Il primo è la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle famiglie, utilizzando come tetto massimo il costo standard di sostenibilità per allievo. Affinché si avvii un processo sperimentale di introduzione del costo standard per allievo per tutti gli 8 milioni di studenti italiani, per far ripartire la scuola statale, la scuola paritaria, che ridiventa a questo punto equa. Altro punto che la CISM e l'USMI chiedono alle forze politiche in maniera trasversale, chiamando in causa anche gli enti locali, è quello di siglare patti di comunità tra lo Stato e le scuole paritarie per dare risposta al bisogno di spazi della scuola italiana e consentire agli 8 milioni e mezzo di studenti di ritornare in classe a settembre in piena sicurezza. È necessario l'intervento anche delle regioni e degli uffici scolastici territoriali. Stabilire patti educativi con le scuole paritarie disponibili a mettere i loro ambienti a disposizione del sistema scolastico nazionale di istruzione, perché quell'1.139.000 alunni trovi posto in una classe, non solo in una caserma, in un appartamento, in ambienti confiscati alla mafia, che già tanto è già importante, ma non possiamo permetterci di perdere tempo nel costruire nuovi edifici, nel rimettere in pista 3.000 edifici, perché non c'è il tempo materiale e comporta tanti tanti danari.
Nuove piste ciclabili in città e apposite rastrelliere per biciclette, lo chiede con un'interpellanza al sindaco, la capogruppo del Movimento 5 Stelle di Rapallo, Isabella De Benedetti, che invita l'amministrazione a dare avvio a interventi che incentivino la mobilità dolce promossa dal governo. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al decreto rilancio per l'estensione sino al 2033 delle concessioni balneari. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale Marco Scaiola, coordinatore del tavolo nazionale sul demanio della conferenza delle regioni. L'auspicio è che ora si possano porre fine alle incertezze che hanno creato problemi ad un settore strategico per l'Italia, superando definitivamente la decennale questione della Bolkestein. E i volontari del Radio Club Levante presiederanno le spiagge libere incustodite di Lavagna sino al 13 di settembre. Il Comune ha siglato un accordo per il sodalizio. I volontari, suddivisi a coppie, percorreranno la tratta dallo Chevù sino a Cavi, indossando la maglia di ordinanza, cappellino e tesserino per il riconoscimento. Sarà utilizzato il fischietto per richiamare eventuali situazioni di infrazione delle norme anticontagio. Analoga attività di monitoraggio antiassembramento è svolta dal Radio Club Levante anche a Santa Margherita Ligure. E dallo scorso fine settimana è attivo e funzionante Lavagna un nuovo defibrillatore donato alla città dagli artigiani e dai commercianti del CIV e Consorzio Centro Storico. Il dispositivo è stato collocato all'imbocco del sottopasso tra Piazza della Libertà e Piazza Milano, a pochi metri dal Palazzo Comunale. Questa mattina si è svolta una piccola cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco e di alcuni volontari della Croce Rossa e della Croce Verde lavagnesi. Il defibrillatore è stato acquistato grazie ai fondi raccolti in occasione della cena di beneficenza dello scorso anno. La restante parte del ricavato, ricordato il CIV, è già stato devoluto in parte all'Associazione Pietre Parlanti, in parte utilizzato per l'allestimento della cartellonistica dei monumenti cittadini in collaborazione con l'amministrazione comunale. E trovare una soluzione al problema dei posteggi dei mezzi della Croce Verde di Lavagna con il trasferimento nella nuova sede in Corso Genova alla pubblica assistenza non sono stati concessi gli spazi necessari e idonei per parcheggiare le ambulanze e le auto di servizio. Le due postazioni messe a disposizione dal Comune davanti alla sede e le due in via Previati non sono sufficienti. A farsi portavoce del problema i consiglieri di Officina Lavagnese Guido Stefani e Aurora Pittau, che chiedono un intervento del Comune. E nell'area Sandro Pertini a Conscienti di Nesi si è tenuta l'inaugurazione di una nuova ambulanza per la sezione della Croce Verde, un mezzo 4x4 che si adatta particolarmente all'impiego nell'entroterra, acquistata grazie ad una raccolta fondi portata avanti dalla popolazione con manifestazioni e iniziative. A benedire l'automezzo, il parroco Don Federico Icardi, lo scorso 29 giugno la sede di NE della Croce Verde ha compiuto 34 anni dalla sua apertura, quindi un'occasione per fare doppia festa nella giornata di ieri, e vediamo proprio le foto. Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola questa mattina e ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Il secolo XIX titola Liguria effetto code, turisti in diminuzione, disdette negli hotel. Si apre oggi la settimana decisiva per i cantieri autostradali più critici. Il ministero ad ANAS: dovete garantire la viabilità alternative sulle statali. Gli albergatori: abbiamo resistito al Covid, ma ora rischiamo di chiudere. Spezia fa eccezione, forse perché è più raggiungibile da Emilia e da Toscana, senza passare per esempio sul tratto genovese. E poi privati, imprese, enti, ecco chi può chiedere i danni da ingorgo. E ancora gestione del ponte, la consulta decide il destino di autostrade. Ancora dal secolo XIX di oggi, pronto il piano delle riforme, meno tasse, aiuta al sud, il documento da presentare all'Unione Europea per avere i fondi anticrisi, e l'analisi di Carlo Cottarelli, signor Spendi Review, tante buone idee ma mancano le vere priorità. E poi c'è lo sport con la soddisfazione della Sampdoria che vince 3-0 contro la SPAL, la Samp liquida la SPAL 3-0 e prende le distanze dalla zona retrocessione, e poi la gioia anche dei genuani, un po' una gioia pre-Covid, il Genoa lotta a Udine e all'ultimo minuto pareggia su rigore. Grande soddisfazione anche nel mondo dell'automobilismo, la Mercedes domina ma la Ferrari sorprende e conquista il podio, Leclerc secondo nel GP in Austria, vinto da Bottas, quindi
quindi diciamo una bella soddisfazione per gli italiani. Poi andiamo invece alle pagine del Levante, didattica a distanza agli alunni è piaciuta, ma per il 6 su 10 la connessione si è rivelata fragile. Rapallo, questionario tra 400 ragazzi del comprensivo, apprezzata la capacità della scuola di adattarsi alle novità. Il dirigente scolastico appunto del comprensivo, il professor Giacomo Daneri, così appunto commenta: qui la scuola non può nulla, il vero punto debole è la rete. Il dirigente: emersi importanti elementi di riflessione anche in vista della ripresa a settembre, strumento cui si può far ricorso per approfondimenti pomeridiani. Colpisce che per alcuni studenti il lockdown sia stata una vera e propria palestra di vita. Sempre dal secolo XIX, un fondo per aiutare i giovani a investire sul loro futuro è la proposta della minoranza, in particolare del Partito Democratico in Regione, proposta di legge del consigliere Luca Garibaldi, firmata però da tutta la minoranza. L'obiettivo è sostenere studio, avvio di attività professionali e acquisto della casa e oneri d'affitto. E infatti il promotore Garibaldi dice: serve a superare ostacoli legati a zona di nascita e condizioni economiche e familiari. Per la cronaca, scontro frontale tra due auto ieri sera a Castagnello di Favale di Malvaro. 5 persone sono rimaste coinvolte, soccorse dalle pubbliche assistenze della zona, dai medici del 118 Tigullio Soccorso e trasferite in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri. Per tutta la durata dell'intervento la viabilità è rimasta bloccata fino alla rimozione dei mezzi incidentati da parte del soccorso stradale Pinasco. Altri aggiornamenti in redazione con Giacomo Rizzi. Andrea, un saluto a chi ci segue. 7 verbali amministrativi sono stati elevati nel fine settimana dall'ufficio locale marittimo di Sestri Levante per violazione all'ordinanza di sicurezza balneare nella Baia delle Favole. Nello specifico si trattava di natanti e imbarcazioni ancorati in una fascia di mare non consentita. Il personale marittimo ha proceduto al controllo a bordo dei mezzi, comminando sanzioni, il cui importo varia da 172 euro per i natanti ai 344 euro per le imbarcazioni. In serata è stato poi effettuato un ulteriore intervento al largo di Riva Trigoso per il recupero di una barca in avaria. L'unità è stata rimorchiata sino al porto di Sesti Levante. Le due persone che si trovavano a bordo erano fortunatamente in ottime condizioni di salute. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, apriamo adesso la pagina dello sport, andiamo sul nostro sito per una notizia che riguarda la pallavolo. Alessandro Matalone è stato confermato giocatore della prima squadra Amisadmo, che disputerà, lo ricordiamo, la prossima stagione sportiva 2020-2021 in Serie B. Matalone, classe 1984, ha iniziato la sua carriera pallavolistica all'età di 21 anni, prima come giocatore amatoriale nel CSI, quindi come agonista indossando la casacca del Villaggio Volley e dell'Amisadmo. E in questi giorni stanno riprendendo gradualmente anche le attività di scuola calcio per bambini e ragazzi, tra le difficoltà causate dalle norme anticontagio e la grande gioia di ritrovarsi sul campo. Ne abbiamo parlato con il presidente del Villaggio Calcio, Fabio Rossi. Sentiamo. È il momento del ritorno in campo anche per i bambini delle scuole calcio. Con l'inizio di luglio sono iniziati gli open day e gli allenamenti per i bambini del Villaggio di San Salvatore e questa settimana riprendono anche quelli per la categoria allievi. Riassaggiare il campo dopo tanti mesi è stato motivo di gioia per i bambini che hanno potuto ritrovarsi dopo tanto tempo. Hanno risposto molto bene, perché poi comunque ne venivano da un periodo ovviamente difficile e quindi è un po' un ritrovarsi, è un giocare insieme dopo tanto. Grazie all'ordinanza della regione del 25 giugno, che ha permesso la pratica di sport di contatto, è stato possibile per i ragazzi fare anche alcune partitelle al termine degli allenamenti. Sedute che sono di gruppo, ma rimangono comunque in vigore le norme da rispettare, come il numero di educatori in rapporto a quello dei ragazzi. Qualche attenzione in più particolare per i dispositivi di sicurezza da attuare. Comunque, ad esempio, noi per gli Open Day ci siamo organizzati seguendo proprio il protocollo scrupolosamente, quindi entrata e uscita separate, modulistica varia da compilare, i genitori che non possono accedere all'impianto, quindi accompagnano il bambino fino all'ingresso. I costi maggiori per le società, dovuti all'adeguamento alle nuove norme di sicurezza, è stato in parte sostenuto dalla federazione, che ha diminuito i costi di iscrizione ai campionati. Rimane l'incertezza sulle modalità con cui l'attività sarà svolta in autunno, a partire dal nodo spogliatoi, che al momento non si possono utilizzare.
Il villaggio comunque non si ferma e sta organizzando la seconda edizione del torneo di calcio tennis che si svolgerà il 17 e il 18 luglio al campo Belvedere di Cogorno. Siamo già a un discreto numero di iscrizioni, penso che proprio perché c'è molta voglia di giocare, di tornare un po' a divertirsi e a vivere un po' lo sport, soprattutto il calcio, diciamo in libertà, ecco, ora che magari le misure sono un attimino un po' più allentate, quindi riusciamo a fare e organizzare anche questo torneo. E sono 40 gli educampe, i progetti sportivi multidisciplinari che il CONI ha autorizzato in Liguria che partiranno la seconda settimana di luglio, un progetto studiato dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI che è stato poi esportato a livello nazionale. La Liguria è la prima regione in assoluto in Italia come numero di progetti autorizzati. Sono aperte le iscrizioni, l'elenco si trova all'indirizzo educamp.coni.it. E riprendono nei giardini del Parco Tiguli a Lavagna le lezioni all'aperto di yoga e tai chi chuan promosse dal Centro Sportivo Discipline Orientali 2000. Rispettando tutte le normative CONI, i corsi, completamente gratuiti, saranno tenuti da tecnici qualificati. Per quanto riguarda lo yoga, le lezioni sono il martedì mattina dalle 8.45 alle 10.15 e il giovedì dalle 19.15 alle 20.45. Quelle di tai chi chuan e kung fu il martedì dalle 19.15 alle 20.45 e il giovedì mattina dalle 8.45 alle 10.15. E nel fine settimana il lago di Giacopiano è stato il palcoscenico per l'iniziativa promossa dal gruppo Carp Fishing Levante guidato dal neo consigliere FIMA e Davide Gazzolo. Il gruppo è formato da 25 soci e ha come scopo la tutela e l'incremento della fauna ittica naturale del lago, quali carpe e tinche. In programma per il 2021 il progetto Nidi per la riproduzione di carpe e tinche che prevede il posizionamento di fascine di salici ancorate e galleggianti nelle anse del lago dove questa specie ittica può depositare le uova. Un altro progetto riguarda il rafforzamento del controllo e la disciplina della pesca con tecniche e attrezzi il meno invasivi possibili, il controllo degli accessi e il maggior rispetto delle regole. Il rilancio turistico dell'intera area sarà l'obiettivo del gemellaggio tra Associazione Sport Dilettanti FIMA Chiavari e Associazione Sportiva Gli Amici dei Laghi di Giacopiano, che ha già accordi con Tirreno Power per la costruzione di un rifugio nelle vicinanze del lago quale luogo di partenza per mete escursionistiche. E in tema di escursioni, una cinquantina gli escursionisti che quest'anno hanno partecipato all'iniziativa L'Alba del Gottero, promossa dal Comune di Varese Ligure in collaborazione con l'Associazione Mangia Trekking. Partendo alle 2.30 del mattino e attraversando al buio la faggeta dell'Appennino al confine tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, hanno raggiunto la vetta del Monte Gottero, appunto da dove hanno potuto assistere alla nascita del giorno. Dopo il cammino, come vuole lo spirito migliore dell'alpinismo lento, tutti i partecipanti all'iniziativa si sono ritrovati a far colazione al rifugio di Passo Cento. E con questa notizia si conclude questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19.15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.